Allegri ha detto: vince lo scudetto la squadra che ha la miglior difesa, se sei d'accordo. E poi l'altra cosa di carattere tattico, se pensi di poter utilizzare Nainggolan per andare a fare pressione su Jorginho, insomma spostandolo quei 10-15 metri più avanti come hai fatto nel finale contro il Milan. Grazie. Allora, credo che alla prima domanda ti ho risposto prima dicendo che domani vince la squadra che fa meglio la fase difensiva e generale, è ovvio. La miglior difesa non nasce solo dai quattro difensori, ricordatelo, perché sennò facciamo sempre un discorso di concetto sbagliato, no? È come andare a pressione maggiore, dare pressione a Jorginho, perché? Per far difendere meglio gli altri e indirizzare meglio magari una pressione. Per quello io ritengo che condivido il fatto che la squadra che prenderà meno gol o che difenderà meglio potrà vincere questo campionato. E la mia analisi in riferimento alla partita importante come quella di domani si riferisce proprio a questo. Credo che si possa prevalere su una squadra sull'altra quando fa al meglio una fase difensiva che può essere anche nella metà campo avversaria, non per forza gli ultimi 15-20 metri, al contrario di quello che uno può pensare. E per quanto riguarda Nainggolan ha la capacità di poter giocare in qualsiasi ruolo. Per me ha interpretato la mezzala benissimo, lo sta interpretando al meglio. Sono delle valutazioni che farò partita dopo partita. Per quello che riguarda la gara di domani, non ti posso rispondere.